Buonasera Salvatore. Ciao Monica. Ma noi siamo ad immagine e somiglianza di Dio o è Dio a nostra immagine e somiglianza? Ma da quello che si sente in giro, si ascolta, si vede, Dio non esiste. In quanto se noi fossimo a somiglianza di Dio, sarebbe un Dio degenerato, sarebbe uno zombie, un mostro, un assassino, un perverso, un drogato, uno schizofrenico, un pazzo, un isterico, un depresso. Cioè tutto quello che siamo noi come umanità, tutto quello che noi abbiamo, dovrebbe averlo Dio, perché se siamo a sua immagine e somiglianza, siamo uguali a Lui. E se noi siamo così ammalati, così, diciamo così, disgraziati nella vita, che ci massacriamo e ci uccidiamo l'uno con l'altro, se Dio è questo, io non lo accetto, lo rifiuto, lo mando a fare in culo. Per me non esiste e non esisterà mai un essere del genere che io possa chiamare Dio, completamente. Io vedo per esempio certe donne che sembrano ippopotami, che camminano per le strade con panini imbottiti, con tutte le porcherie che vende il molino bianco, con tutte le altre schifezze che ingozzano e ingoiano, fanno diventare come loro i loro figli. Se Dio è questo, io lo rifiuto. Io vedo gente e li sento e li ascolto, anzi cerco di ascoltarli il più possibile per capire qual è la loro vita, sin da quando escono da casa, fin da quando rientrano, poi a casa c'è il caos completo. La maggior parte delle donne non sa lavorare a casa, non sa cucinare, non sa fare la calza, non sa fare quello che faceva mia sorella quando era piccola. Mia sorella faceva lenzuole ricamate, faceva i maglioni, faceva le scarpe da notte, quelle di lana, per riscaldarci, faceva i guanti. Faceva la qualsiasi cosa perché gliel'ha insegnato mia madre, li faceva prima di lei mia madre. Lei guardava. Ora una ragazzina non sa fare neanche un uovo. Come mio fratello non sa fare niente perché tutta la vita l'ha fatta giocare a pallone, a giocare a tennis. È stato sempre fuori da casa. Non ha mai visto, guardato. È stato nei ristoranti, è stato negli alberghi, cioè andando con la squadra a destra e a sinistra, ma a chi frequentava? La maggior parte di questo lo devo dire perché da ragazzo c'ero pure io e vedevo chi c'erano nelle squadre di calcio, figli di delinquenti, figli di puttana, ladri, pedofili, e c'erano di tutto, froci. C'erano di tutti i tipi e di tutte le cose. Come si comportavano queste persone nel gruppo, diciamo così, calcistico o in tutti gli altri gruppi che ci possono essere? Nel loro modo di parlare come parlano le famiglie. Cosa può apprendere una persona sana in mezzo a loro? Dopo un po' di tempo diventa come loro. E io, purtroppo, quando ho cominciato ad avere questa espansione della mente olistica, ho cominciato ad analizzare e ho cominciato a capire e a vedere. Analizzare persone che ti dicono una cosa e subito dopo se la rimangiano, non è vero niente. Come non è vero niente? O io ti ho detto questo, no, tu non me l'hai detto, altrimenti lo ricorderei io. Sei tu che non ricordi. C'è delle cose assurde, dei movimenti assurdi, sia uomini che donne, una cosa del genere, e poi camminano per le strade come morti viventi, come zombie.
Sì, ci sono quelli più istruiti, quelli illetterati. A che cosa sono servite? E a che cosa servono? Vai a vedere come vivono a casa loro. Vai a vederli nel loro gruppo familiare, che bordello che c'è, che casino che c'è. Vedi, non tutte sto parlando, ma la maggior parte delle persone che sono venute qua a curarsi hanno lasciato bordelle, hanno lasciato schifezze. C'era una addirittura che si faceva l'intero crisma su un tappeto e per 30 giorni si è fatto l'intero crisma sempre lì senza lavarlo, buttando la merda dal culo nel tappeto e il giorno dopo si ci rimetteva di nuovo sopra. Era uno schifo quello che lasciava nelle proprie stanze. C'è gente che veniva a fare qua, veniva con l'automobile, la metteva nel giardino, ma Gianni dentro ci trovava 7-Up, birra, Coca-Cola. Le meglio porcherie. Un casino, e questo è venuto per fare il digiuno. Mi baciava le mani quando mi vedeva. Cioè io capivo chi era, ma a volte avevo paura di offenderle. E questo è male, gliele dovevo dire in faccia come ha fatto Rido. Tu Rido gliele dici in faccia, ma ci sono momenti che tu non puoi parlare, che addirittura cerchi di offenderle. Come persone che si sono andate di qua, che erano ospiti miei, mi hanno derubato, io sapevo che si stava portando mezza casa, con le valigie che è venuta vuota e se le sono portate piene, e non ho avuto il coraggio, neanche Gianni, di dire apri queste valigie e fammi vedere quello che ti sei portato. L'abbiamo visto dopo quello che hanno derubato e quello che si sono portate via. C'è uno schifo. Questa non è un'umanità ad immagine e somiglianza di Dio. Questa è un'umanità ad immagine e somiglianza della materia oscura, cioè della parte negativa, della parte satanica, della parte depredatore, della parte degli schifosi esseri umani che non possono dire io sono d'immagine e somiglianza di Dio. Loro hanno fatto il loro Dio a loro stessa somiglianza e a loro stessa immagine. Ci sono persone che dicono di amare Dio, di volere bene Dio, tutto quanto, ma in realtà non ci credono. Perché l'attimo in cui devono mettere in pratica quello che loro dicono si rifiutano. Cioè loro non conoscono Dio perché sono ignoranti. Prima di tutto, nel frontespizio del Tempio di Delfo c'è scritto conosci te stesso e conoscerai Dio e l'universo. Questa gente non conosce se stessa. Non può mai conoscere Dio e neanche l'universo. Ermete Trismegisto lo diceva e ne parlava nei suoi testi, cioè in coloro che hanno scritto i testi di Ermete, attribuendolo a lui, tutte queste cose venivano messe in chiaro. Come faceva Gesù, parlava papale papale. Come mi diceva mio padre, Salvatore, parla papale papale, fatti capire dai dotti e dagli ignoranti, altrimenti smettila, fatti i cazzi tuoi. E questo mi ha creato dei grandi problemi. Persecuzione fin dalla nascita, massacri, tentati di massacri, uccisione, fino a che mi hanno massacrato e lasciato morto a terra, con tutto il sangue sparso per tutta la casa. Cioè, questi non sono esseri umani ad immagine e somiglianza di Dio. Non, loro non immaginano cosa sia Dio, cos'è Dio, o cos'è Gesù, o cos'è Cristo. Parlano di Gesù, di Cristo, perché hanno letto. Se non avessero letto non saprebbero neanche aprire la bocca perché sono ignoranti. Sono nati ignoranti. Non conoscono se stesso, né perché ci sono, se sono fini a se stesso, se hanno uno scopo, un fine o qualcosa del genere. E poi, io faccio sempre dei parallelismi. Dio mio, è un mio vizio, no? È una cosa importante che alcuni maestri dicono, tra i quali un certo Gurdjieff, che dicono che se noi non abbiamo un termine di paragone non possiamo comprendere, dal momento che non sappiamo nulla di noi stessi,
Noi dobbiamo avere un termine di paragone per poter capire, analizzare e mettere a confronto qualcosa che ci possa far capire come siamo combinati, cosa ci facciamo. Per esempio, prendiamo una batteria. La batteria è composta di tanti elementi. Se uno di questi elementi va in usura, la batteria non funziona più bene. Comincia a scaricarsi, comincia a fare truc truc, cioè la macchina non parte più se è una batteria di un'automobile. E così tutte le batterie. Se gli elementi di una batteria si scaricano, la batteria non funziona più. Beh, noi siamo così, elementi di una grande batteria del pianeta Terra. Se noi ci ammaliamo, se noi scarichiamo le nostre tensioni, se noi abbassiamo le nostre frequenze, noi non siamo degni di vivere e di essere cittadini di questo pianeta. Meglio andarci a buttare a mare e lasciare almeno che gli altri su questa terra si salvino, altrimenti li portiamo insieme a noi, li uccidiamo. Questa gente così, che sono dei terminali usurati, che sono già scariche, i medici sulle cellule umane li chiamano radicali liberi e cellule tumorali. Come che agiscono? Agisce la medicina e i medici in un corpo umano con radicali liberi e cellule tumorali? E Monica, me lo sai dire come agiscono? Distruggono il corpo. Come? Cosa fanno? Con le loro sporcizie distruggono il corpo. No, i medici ti fanno la chemio, la radio, la cobaltoterapia. Cioè, ti uccidono le cellule tumorali radicali liberi bombardandole. È la stessa cosa di Hiroshima e Nagasaki. Ti hanno buttato una bomba atomica per distruggere due città. Oppure su cosa lì? Su Sodoma e Gomorra. Erano al pieno della loro degenerazione a tutti i livelli, fisici, psichici, mentali, sessuali, che essere di altri piani di esistenza hanno deciso, a discapito di quello che diceva Abramo, c'è mio fratello Lot, salvatelo. Io non l'avrei salvato Lot, l'avrei lasciato lì perché era più degenerato degli altri. Addirittura aveva fatto sesso con le proprie figlie. E i medici, per togliere questa sozzura, perché non l'avevano già tolta, se lo sono dimenticato da togliere dalle Bibbie concordate, hanno detto, quando gli si chiede, ma Lot si metteva, ha fatto incesto con le proprie figlie. Dici, no, allora Dio l'ha permesso a fare che? Sì, perché l'umanità era poca e allora lui poteva fare con le figlie. Figlio di puttana, se lo farebbero con i tuoi figli. Cioè, è pazzia questa. E questi sono i ministri di Dio che parlano. I ministri di Dio che dicono stronzate e cavolate. Quindi una umanità del genere, composta di persone che sono acculturate addirittura, nel loro specifico, diciamo così, compito. L'ingegnere è per ingegneria. Se tu gli parli di qualsiasi altra cosa, è uno stronzo come tutti gli altri. E così Einstein è la stessa cosa, uno stronzo di merda di qualsiasi altra cosa. E così Sigmund Freud, che diceva che era il padre della psicanalisi senza che conosceva la psiche. Non sapeva dove stava di casa, non sapeva cos'era la quarta dimensione, non sapeva un cazzo di niente e l'hanno fatto padre della psicanalisi, perché era ebreo. E così Carlo Marx, che ha fatto la parodia del cristianesimo, e così Darwin, che ha detto che noi discendiamo dalle scimmie, quell'altro stronzo di Darwin, ebreo pure lui, come Marx e come tutti gli altri. Ma stiamo scherzando? Ma loro si possono permettere una cosa sola bella, ha detto la Chiesa, non nominare il nome di Dio infano. Loro lo nominano in qualsiasi momento, a discapito loro. Loro lo nominano per i loro tornaconte. Dio mi deve aiutare in questo, addirittura quando uno butta la pelota in una partita di calcio, quella palla rotonda che cammina da sola se gli dai una pedata, in una
in una porta che è lunga 7 metri e 11, tirano di lì davanti da 5 metri e sbagliano. O la buttano alto, o la buttano a sinistra, a destra, perché hanno una mente lineare. Non coordinano la loro mente con il loro piede. Non coordinano con la palla. Perché si dovrebbe soltanto pensare di buttarla dentro e la palla se ne andrebbe dentro. Perché la gestiamo e la comanda la nostra mente. Invece sono così. E quando la pelota entra dentro, fanno così. Dio, Dio, Dio. Qual è Dio, stronzo di merda? A chi dice, a chi fai così, chi ti ha aiutato a buttare la pelota dentro? È un mondo di cani, è un mondo di disgraziati, è un mondo di gente che quando entra una palla del genere, 60.000, 70.000, 80.000, nel Maracanã 120.000 persone, si alzano e gridano, go! Emanando tutta la loro energia psichica. E lì ci sono astronavi che te la succhiano e ti riempiono il loro serbatoio. Come noi riempiamo gli accumulatori di energia elettrica. È la stessa cosa, l'identica cosa. Quindi noi parliamo di Dio, quel Dio che noi ci creiamo a nostra immagine e somiglianza, a nostra usura. Ma se non accade quello che diciamo noi, se noi preghiamo Dio e non accade il miracolo che vogliamo noi, o che Dio ci aiuta in un certo cosa, o che mi fa morire il nemico Dio, cioè io figlio di Dio devo far morire un altro figlio di Dio che è mio fratello. Cioè questa è nonno pazzia, è satanismo, è demoniaco, è assurdo. E tutta l'umanità è composta così. Quelli che vanno in chiesa, è un miliardo di cattolici circa, che dice minchiate dalla mattina alla sera, che non conosce niente, non sa niente di Cristo, di Dio, di Gesù. Non sa niente di niente, che ha accusato Giuda come traditore ed è l'unico che non ha tradito Gesù, che ha accusato Caino come assassino di Abele quando è stato Abele ad assassinare Caino, e così tutte le altre cose, che Abramo non ha ucciso Isacco per dargli un olocausto a Geova quando l'ha ucciso perché non era suo figlio Isacco. E neanche Giacobbe era figlio di Abramo. I figli di Abramo sono i terroristi d'oggi, gli ismaeliti, ma non quelli che, di cui Francesco d'Assisi è andato a trovarli in mezzo ai musulmani. Quelli sono superiori a noi, gli ismaeliti. Hanno una conoscenza di Dio veramente. Sono stati i primi a portare l'algebra, a portare la matematica, a portare l'alchimia. Sono stati coloro che hanno dato le lettere, che hanno dato la matematica, che hanno dato la qualsiasi cosa. Ma quelli giusti, non quelli che fanno mettere le bombe e fanno esplodere i ragazzini dicendo andrai in paradiso dove ci saranno donne e te le fotterai tutte. I bambini ci credono, i figli e le madri e i padri dei bambini ci credono, perché li pagano. E questa è l'umanità, ad immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo fatto un Dio che non esiste e l'abbiamo creato a nostra immagine e somiglianza, ad immagine e somiglianza di Satana, della materia oscura, dei demoni. E poi viene un Gesù sulla terra, da un altro pianeta, e piange per gli esseri umani e gli esseri gli dicono vai via fratello nostro, maestro nostro, vai via, perché ti metteranno in croce, sì lo so. È scritto, gli antichi profeti ne hanno parlato e mi hanno dato questo compito, come sto facendo io in realtà. Quando sono nato per il compito di poter dare luce all'umanità, di poter dire e far capire, signori miei, se io che sono un troglodita, un semanalfabeta, un ignorante, io che ero un povero portalettere, che il mio corpo fisico era solo quello di fare bodybuilding e il mio cervello era zerato. Sono stato programmato per portare avanti quello che in realtà da tanti anni sto facendo. Io ho dato più informazioni, le persone si sono guarite e altre sono ritornate in vita più che tutti i santi del calendario cattolico.
Io vi ho detto che potrei svuotare gli ospedali, perché tutti quelli che vengono qua da me se ne vanno tutti sani. Cosa significa questo? Se poi vanno a casa, si ammalano di nuovo, questo è un problema loro. Ma significa che se qui con poco acqua, con poco, come si chiama, fenogreco, coda cavallina e altri intrugli miei, riescono a guarirsi di tutte le malattie che il mondo gli ha dato, che la materia oscura gli ha creato, che il dolore e la sofferenza gli ha dato. E qua da me lasciano le loro sporcizie umane e le loro sporcizie spirituali, e io devo raccoglierle e, diciamo così, sterilizzarle, altrimenti mi fotto pure io. Quindi se ciò accade, era come accadeva con Gesù. È lo stesso procedimento, la stessa catarsi evolutiva. Purtroppo nessuno mi crede. Basterebbe che qualcuno, come succede in tantissime persone intelligentissime, che vedendo i miei video, senza dirmi niente, senza addirittura mandarmi mail, la mandano dopo la loro guarigione di tutta la famiglia, e mi dicono: Salvatore, ci hai salvato la vita, ci hai salvato la famiglia con i tuoi insegnamenti. È semplice, basta metterli in atto. E se tutte queste persone che sono negli ospedali lo farebbero come queste, guarirebbero all'istante e non ci sarebbe più gli ospedali pieni, non ci sarebbe più questo business, questo marciume che fottono soldi alla povera gente per mantenersi loro. Ci sarebbe più amore, più consapevolezza, più aiuto reciproco. Si trasmetterebbero le informazioni giuste, non le informazioni sbagliate. Questo dico io. Io non sono nessuno, neanche né uno né centomila, come diceva Pirandello. Non sono un cazzo, eh? Eppure quello che dovrebbero curare i grandi luminari della scienza, che si fottono un casino di soldi, io li ho curati tutti gratuitamente, a casa mia, con le spese mie, e sono rimasto solo per questo. Hanno fatto tabula rasa per questo. Quando poi sono rientrati qua dentro e mi hanno massacrato, mi hanno lasciato morto a terra, è venuta la scientifica, ebbene, non è uscita una parola né sui giornali, né sui media, né su qualsiasi TV, è come se non fosse successo. Come? Se qualcuno butta un peto, si sa in tutto il mondo, dice: quello ha fatto un peto, ha fatto un pirito, e lo dicono per giorni e giorni e giorni nelle TV locali e nazionali. Il mio massacro è passato al buio, nessuno l'ha saputo. Inosservato. Inosservato completamente. Perché? Perché davo fastidio, e per questo sono venuto ad assassinare. Dopo un anno e due mesi la scientifica ritorna e ha voluto le impronte digitali da me, e mi ha detto che non ha trovato impronte di piedi qua, su a casa mia, e neanche di mano. Come? Tutta la mia casa, in tutte le stanze, pure nel bagno, era tutto pieno di sangue e di merda, che non era la mia merda perché io ero a digiuno. Non so che massacro è successo qua, perché neanche quello da terra era il mio sangue. Loro hanno saputo tutto, sanno chi è stato, sanno chi non è stato, e dicono: non abbiamo trovato impronte di piede. E chi camminava sulla merda e sul sangue? Io. Io ero morto a terra. E quando io camminavo per tutte le stanze, ero col corpo eterico, col corpo di luce. E vedevo come se qua dentro, pur essendo al buio alle 5 di mattina, a novembre, era tutto buio, io vedevo come se ci fosse la luce lunare. Come? Io ho visto tutto e loro non hanno visto niente, e non posso neanche parlare. Ecco, la fine di Gesù, la fine di tutti gli altri profeti, di tutti i santi, di tutti coloro che hanno voluto bene all'umanità per portarle verso la luce. Cioè, in poche parole, Turiddu è nato con un corpo psicofisico di Antonino, di Antonio Paladino, di Imbiceghe Giuseppe, per permettere a Salvatore, l'alter ego di Turiddu, di poter gestire e portare avanti qualcosa che era stata portata avanti, che era stata creata, ma gliel'hanno tolta.
Mi hanno massacrato pure in questa. Mi hanno rubato mezzo miliardo. 350 milioni di mutuo all'Anton Veneta che ho fatto, tutto a mie spese. Gli altri soldi erano della buona uscita dell'ufficio postale dove lavoravo da 40 anni. E uscita per malattia. Mi hanno mandato via perché dicevano ormai sta morendo, è malato di leucemia. Pochi giorni di vita, pochi mesi di vita, e mi hanno dato la pensione, altrimenti neanche me la davano. Ma io sono ancora qua dopo 26 anni. Quelli che mi hanno dichiarato morto sono morti loro. Io sono ancora vivo e ancora per tanto tempo.